Buon pomeriggio, bentornati ad Hospitality Digital Space da questo palco di Riva del Garda e oggi pomeriggio ci accompagna in questa avventura che parlerà di caffè, di birre artigianali, di molto molto altro, un ospite speciale, un conduttore speciale, un giornalista che di questi temi parla e discute tutti i giorni e ci farà fare un percorso anche, non dico d'ostacoli, ma alternativo rispetto a questi temi per guardare sempre al futuro del settore dell'ospitalità, del bar, della caffetteria ed è con grandissimo piacere che do il benvenuto qui sul palco a Maurizio Maestrelli. Benvenuto grazie, Maurizio. Grazie. E passo anche ovviamente la parola a lui lasciando questo palcoscenico che come vedete è già attrezzato per avere molti molti ospiti. Buon lavoro, buon pomeriggio. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Iniziamo questo pomeriggio dedicato al mondo del beverage e che abbiamo voluto distinguere insieme a Hospitality Digital Space in tre momenti diversi. Il primo, come ha detto Alessandra, dedicato al caffè, alle birre, soprattutto nello specifico al mondo delle birre artigianali, e il terzo infine al mondo della mixology e del bartending. Tre argomenti diversi che però fanno parte tutti dello stesso settore e tre argomenti scelti secondo me ad hoc perché rappresentano quelle che sono forse le tre tendenze più interessanti in questo momento del settore, del beverage appunto, e sulle quali si stanno scoprendo nuovi modi di consumo, sulle quali c'è molto sicuramente da discutere e da approfondire e che in qualche caso, come nel caso specifico del caffè che andremo a vedere tra pochissimo, che richiedono invece un'attenzione superiore rispetto a quella che si dà diciamo ultimamente. Quindi io inizierei adesso lanciando la sigla di apertura e poi ci ritroviamo qui per iniziare. Benissimo, eccoci qui, scusate un attimo di incertezza, ma non sono così abituato a stare in televisione, o perlomeno in video. Allora, il caffè. Io con me ho due ospiti molto graditi, con competenze diverse nello specifico, ma entrambi molto esperti del mondo del caffè. La prima ospite è Francesca Biecher, che è un'esperta assaggiatrice di caffè, ma si occupa anche di formazione e di consulenza. Esatto. Secondo me la formazione è una delle gli elementi chiave. È uno dei momenti chiave, una delle parti più importanti. E vicino a me Stefano Andreis, che è amministratore delegato di Torrefazione Bontadi. Buongiorno. Che avrà il compito non solo di raccontarci un po' l'avventura, la storia di Torrefazione Bontadi, che mi dicono essere la prima torrefazione a essere nata in Italia, quindi anche questo è no, un aspetto molto interessante. Gioca un po' in casa perché è qui della zona, esattamente di a Rovereto. Ok, a Rovereto. E per capire un po' come sta cambiando il mondo del caffè, quali sono le tendenze in atto, quali sono un po' le novità anche e che cosa si dovrebbe fare per aumentare la consapevolezza e la cultura sul caffè oggigiorno in Italia. Italia che è un paese dove il caffè è uno dei totem, no? Intoccabili, un rito quotidiano che sembra coinvolga quasi la totalità degli italiani, diciamo maggiorenni, e presumo anche qualcuno minorenne, un rito quotidiano al bar, anche in casa, ma noi ci focalizzeremo sul mondo del bar ovviamente, perché poi è anche la prima scelta, è il luogo ideale dove prendere il caffè espresso, che è la modalità italiana. Se abbiamo tempo anche poi magari parleremo un po' delle varie declinazioni, perché in realtà l'espresso è solo uno delle tante modi di lavorare con la macchina espresso e anche di preparare il caffè in tazzina, però allo stesso tempo è, come dire, talmente un rito, talmente un'abitudine e, tra le altre cose assai importante, è anche una delle prime fonti di reddito del bar, per cui soprattutto del bar diurno, per cui il caffè può fare la differenza anche da un punto di vista del successo economico del proprio locale e secondo me è anche un po' il prodotto che viene invece maggiormente sottovalutato, dato per scontato. Allora, esiste la teoria, e presumo esiste soprattutto la pratica, dell'espresso perfetto. Che
segue determinate regole che vanno insegnate, vanno imparate, vanno probabilmente memorizzate, perché poi è chiaro che nel momento in cui c'è l'ordinazione del caffè, soprattutto la mattina, penso io, uno dietro l'altro, no? Per cui bisogna anche lavorare poi in fretta, devono essere assimilate, devono diventare quasi dei gesti naturali, no? Che non vanno più di tanto pensati, quindi in qualche modo vanno memorizzati. Si può stabilire una determinata, quali sono le regole base per avere un espresso perfetto? Anche perché, e dopo quindi tu mi dirai, un altro dato molto interessante è che per ben il 40,7% degli italiani la scelta del bar, cioè dove si va a fare colazione, dove si va a prendere il caffè, dove si va a fare la pausa caffè, perché poi non è solo la mattina, no, il momento del consumo del caffè, è proprio scelta sulla bontà del caffè. Cioè, con tanti bar, in Italia ce ne sono tantissimi, tutti anche a poca distanza l'uno dall'altro, spesso e volentieri la scelta del bar è dettata dalla bontà del caffè. Solo dopo, come seconda scelta, entra in campo l'atmosfera del bar o altri fattori. La prima è la bontà del caffè. Quindi, se la bontà del caffè è decisiva, perché non si deve dedicargli la massima attenzione possibile, Francesca? Siamo perfettamente d'accordo. I tasti toccati sono tutti corretti. Infatti, quello che forse manca in questo momento nel bar è proprio la professionalità del barista, cioè dare il giusto peso al barista che tutto sommato non si trova un prodotto già pronto, basta che prema un pulsante e ha un espresso, ma deve trasformarlo, perché al bar arriva un pacco di caffè che è ancora in grani e in qualche modo deve trasformarlo in un liquido. Il modo in cui lui lo trasforma darà un risultato. Questo risultato ovviamente andrà a influire sulla bontà del nostro caffè. Fermo restando che se la materia prima, e quindi mi collego alla seconda domanda, non è in partenza già selezionata, non è già un caffè buono, posso lavorarlo nel migliore dei modi, ma non posso ottenere senz'altro un espresso degno di tale nome. Quindi la scelta della materia prima è fondamentale e successivamente ci va la giusta professionalità nel saper riconoscere e trasformare questa materia nel nostro espresso che beviamo al bar, appunto. Ecco, si parla di regole molto precise, no? Cioè i grammi. Quanti grammi sono? Diciamo che abbiamo dei parametri di partenza. Perché non do dei parametri fissi? Perché giustamente ogni miscela, ogni prodotto potrebbe esigere delle grammature, delle dosi differenti. Quindi diamo delle regole generali di cui partire, che sono per l'espresso senz'altro non scendere mai sotto i 7 grammi per singola dose. Non c'è un limite alto, nel senso che noi potremmo addirittura cambiare il nostro portafiltro e nell'inserire un portafiltro maggiorato che ci permette di avere più dosi, perché no, per un determinato tipo di caffè. Quindi è un po' come il sale, se vogliamo fare questo esempio molto semplice, no? In cucina c'è una dose minima che ce lo fa sentire e poi stroppia, no? Quindi la stessa cosa nel nostro caffè. Non c'è neanche la formula del però spero del sale quanto basta. Assolutamente. Che è una misura indefinita. E infatti, no? Infatti noi abbiamo dato un limite minimo, 7 grammi, quindi okay. 14 nel filtro doppio. Quello che sappiamo per certo invece sono le tempistiche di estrazione. Che cosa intendo? Intendo il tempo nel momento in cui io vado a premere il pulsante sulla macchina ho necessità di avere per poter estrarre che cosa? Tutte le sostanze aromatiche di questo caffè. Quindi questo tempo, e questo dobbiamo senz'altro impararlo, sono dai 20, tempo minimo, ai 30 secondi, tempo massimo. Sotto non ottengo le sostanze aromatiche desiderate, ma avrò più acqua e meno sostanze aromatiche. Sopra vado invece a bruciarle, quindi otterrò un caffè tendenzialmente molto amaro. Ok, la pressatura ad esempio, perché tu dicevi arriva il caffè arriva in grani, esatto. No? Bar. Ecco, anche il discorso della macinatura rilevante. E della pressatura gioca un ruolo, no? Assolutamente, ha quasi più importanza la parte del macinino, appunto, quindi la macinatura che la macchina stessa. La macchina non fa altro che mettere acqua, in fin dei conti. Mm-hmm. Il macinino invece è quello che ci taglia il nostro chicco di caffè in un determinato modo, che sono io barista professionista a decidere come andare a tagliuzzarlo. Questo taglio deve essere in funzione del nostro tempo che abbiamo detto prima, quindi non ci resta altro che metterlo in macchina, fare una prova con un orologio al polso, cronometrare, vedere dove siamo a 15 secondi, saprò che dovrò fare in modo che il caffè scenda più lentamente, quindi andare a cambiare la macinatura.
siamo al minuto, sicuramente se servo quel prodotto sto servendo un prodotto che è bruciato, di cui le sostanze aromatiche sono quasi tutte scomparse, quindi dovrò andare nuovamente a mettere mano al nostro macinino e a modificare questa macinatura per rendere l'espresso degno di tale nome. Quindi in qualche modo il barista può fare quasi tutto. Un lavoro di personalizzazione. Assolutamente, questa è la bellezza e la professionalità del barista. Scusa, io un inciso di Stefano, voi vendete caffè in sacchi, giusto? Cioè in chicchi, in grani. In grano. Ma suggerite magari nella confezione al barista come si deve comportare, cioè quelle indicazioni a cui ho fatto riferimento a lei. Voi lo trasferite al barista all'interno del sacco, comunque o in fase di vendita, post vendita, non so come la vogliamo chiamare. Sul sacchetto non c'è modo per avere questi parametri, anche perché sono molto variabili. Questi variano anche in funzione del meteo del giorno, perché più umidità significa andare a stringere di più la macinatura, quindi sono dei parametri molto variabili. Certo è che la formazione al barista dobbiamo farla, noi abbiamo istituito un'accademia proprio per dare questo tipo di informazione. Tutte le cose che ha detto, di cui ha parlato Francesca, poi vanno concentrate nella figura ultima che da quando nasce a quando beviamo il caffè in tazzina la troviamo nella figura del barista, vanno concentrate in quel momento lì. La cosa frustrante è che tutti i passaggi vengano fatti in maniera professionale, con attenzione maniacale per portare il prodotto al massimo dei suoi oli essenziali sviluppati e fatti emulsionare nella maniera migliore. È frustrante che poi il barista magari rovini questo momento qui. Quindi la formazione è fondamentale. Tu hai iniziato questo discorso parlando di formazione. La formazione oggi è fondamentale. Anche perché appunto il barista deve capire che al di là del non rovinare il lavoro del torrefattore o del coltivatore addirittura del caffè, è un danno economico che si autoinfligge, che francamente trovo stupido non dedicare una maggiore attenzione. Con Francesca, senti, possiamo vedere, esatto, alla macchina e magari ci racconti anche ovviamente come fai un caffè espresso, come deve essere fatto. Perfetto. Allora, la prima cosa da fare, da tenere sempre presente, è la pulizia. Perché inizio da questo? Perché sembrerebbe in realtà un po' la fine. Perché io posso fare il caffè perfetto, nel metodo perfetto, misurando i grammi, misurando tutto, sapendo la temperatura, ma se la macchina è sporca è come utilizzare a casa una padella già utilizzata. Quindi mi andrà ad alterare il risultato finale del nostro espresso. Quindi tutto deve essere sempre perfettamente pulito. A partire dalla campana, in cui io inserisco i nostri chicchi di caffè e non è unta, non è sporca, non è piena. C'è solamente il caffè che necessito di utilizzare in questo momento. E ogni quanto va fatta la pulizia? Giornalmente. Giornalmente. Esattamente come in una cucina. Giornalmente. Ogni volta che io vado a utilizzare i miei apparecchi, tutta l'attrezzatura necessita di essere pulita. A fine pulita. Giornata di lavoro esatto. È automatico che si debba pulire tutto. Assolutamente. Quindi partendo, ripeto, sempre dal macinino, che abbiamo visto che ha già una certa rilevanza. Quindi la campana deve essere pulita e inserisco il nostro caffè. Che cos'altro dobbiamo stare attenti? Dobbiamo stare attenti, ve lo faccio notare adesso, alle tazzine. Le tazzine che, come in questa situazione, si trovano con il bordo verso l'alto. Perché questo motivo? Perché così la parte bassa della nostra tazzina, che è quella che va a contenere il caffè, sarà calda per mantenere il caffè più a lungo caldo. Più a lungo il caffè rimane caldo, più la cosa fondamentale per baristi è che la crema si mantenga, perché l'espresso senza crema non è un espresso, è la particolarità che lo differenzia rispetto a qualsiasi altro metodo di estrazione, ne è un esempio la moka, non c'ha la crema. Quindi avere una tazzina calda ci aiuta a mantenere questa crema più a lungo. Ecco, quindi, c'è questo, ogni tanto di infilo dentro delle domande da bevitore di caffè più che quasi da giornalista. Cioè, c'è una temperatura di servizio del caffè espresso? Io a volte mi trovo dei caffè incandescenti, tipo lava, e dei caffè invece con una temperatura più adeguata, poi, magari al mio palato. Certo, però, gran parte delle volte l'errore sta proprio qui, quindi o nella tazza rivolta al contrario, in cui quindi dove vado ad appoggiare le labbra si scalda tantissimo, esatto. E quindi nel momento in cui io mi porto la tazzina alla bocca la temperatura è ustionante e quindi mi sembra tutto caldo. Oppure può essere un'altra cosa tipica che talvolta si vede, strofinacci messi sopra, mensole troppo
vicina alla macchina butta fuori calore e necessita di buttarlo fuori. Quindi se io in qualche modo la blocco, tutto si scalda troppo. Sì. Quindi basterebbe tenere aperto, come in questa situazione, o comunque se ho necessità di avere una mensola non esattamente proprio attaccata, e già la situazione si risolve. Quindi, lo strofinaccio credo che sia un veicolo di batteri non pazzesco, indifferente. Pazzesco, no? Assolutamente. Eppure purtroppo li vediamo ancora. Però cerchiamo di toglierli, ecco, oggi. Okay. Quindi, macinatura, tazzina, che cosa vado a fare? Vado a estrarre il portafiltro, pulirlo, fondamentale, perché abbiamo detto che la pulizia è la base. All'interno se c'è sempre un po' di rimasuglio del caffè precedente, quindi è come andare a mettere del caffè nuovo in qualcosa già sporco, quindi vado a pulirlo, vado a prendere la mia dose di caffè. Lo sistemo in modo tale da non avere proprio una montagnetta e lo vado a pressare come giustamente dicevi tu. Pulisco il bordo. Altro elemento importantissimo, faccio sempre flussare un po' d'acqua in modo tale da scaricare quell'acqua che potrebbe essere rimasta a contatto con gli stessi residui del caffè precedente e quindi dare un espresso poi nelle condizioni migliori. Aggancio, premo e vado a mettermi le nostre tazzine. A questo punto non ci resta che aspettare questi famosi 20-30 secondi, quindi dovremmo essere in questo range per ottenere un espresso con la crema. E abbiamo ottenuto il nostro prodotto. Tutto sommato non è particolarmente complicato, è solo, giustamente come dicevi tu, prenderci un attimo la mano e quella routine di lavoro che poi viene normale, ma tutto è fattibile. Eccolo qua. Quindi è una buona consuetudine che può essere fatta anche quando viene ordinato un numero imprecisato di caffè. Sicuramente. È come altissima velocità. Banalmente, come quando abbiamo preso tutti la patente, inizialmente dovevamo pensare a ogni cosa, due piedi, la mano, lo specchietto, la cintura, ci sembrava difficile. Dopo un po' parlo con il vicino, sto già pensando dove andare, non ho più bisogno di pensare a che cosa fare, ma è un automatismo, quindi è assolutamente fattibile. Chi chiede l'espresso doppio? Va bene, non è un problema. Io sono... No, ma c'è una qualche differenza in termini di preparazione o è solo un doppio espresso? Andrò semplicemente su tempistiche più lunghe, quindi di solito vado, oppure posso avere, dipende poi dal bar, perché non abbiamo una formulazione precisissima, diciamo, di questo, quindi c'è chi lo serve in tazza un po' più grande di solito, quindi magari utilizza il doppio beccuccio. È un po' difficile rispondere, perché veramente ci manca forse un menù del caffè, in questo senso. Tazzina di ceramica, tazzina di vetro, la stessa cosa, non fa differenza, è solo estetica? Fa grande differenza, io da Triestina sono abituata a bere il caffè in vetro, perché da noi a Trieste si utilizza tantissimo, in realtà il vetro non è un conduttore di calore, quindi non è una buona tazzina, sarebbe preferibile sempre la ceramica, proprio perché mi permette di mantenere il caffè caldo. Ok, va bene, quindi diciamo che sono attività queste, perché secondo te... Te lo chiedo come opinione, certo. I baristi investono poco, cioè dedicano poca attenzione. È un po' come, lasciatemi fare questo paragone, come una buona parte dei pizzaioli con la birra. Nel senso che la birra è comunque una delle fonti di reddito principali delle pizzerie, perché al di là che si possa discutere sul valore dell'abbinamento o meno, ma è un dato di fatto che 7 persone che entrano in pizzeria su 10 ordinano una birra. E spesso e volentieri nelle pizzerie si bevono le birre peggiori in assoluto. Proprio trattate male, no? Certo. Perché... ecco, perché succede questa cosa? Perché comunque non... Penso che gli elementi siano due distinti. Uno è economico. L'espresso al bar, bene o male, lo beviamo intorno all'euro, 1,10 euro, quindi più o meno questo. Mm-hmm. E quindi non diamo il valore a questo prodotto, perché ci fa guadagnare nell'immediato così 1 euro. E sembra poco, però è corretto quello che dicevi prima. Io entro in un caffè piuttosto che in un altro bar perché vado a bermi questo caffè e lo scelgo in qualche modo. E nel momento in cui io entro in quel bar mi prenderò magari una brioche, un pasticcino, qualcos'altro. Quindi quell'euro di scelta di bar in realtà poi per il proprietario del locale fa la differenza, perché fa entrare per altre cose.
E questo si collega al secondo motivo per cui secondo me non c'è così tanta formazione. Il lavoro del barista purtroppo è ancora una professione che non è considerata praticamente tale, cioè mi spiego meglio, più o meno chiunque può andare a lavorare dietro un banco, perché quello che mi viene detto è basta che premi un pulsante e fa un caffè. Questo è generalmente purtroppo quello che succede, quindi spessissimo magari uno studente durante l'università che ha bisogno di arrotondare va a fare il barista, è il lavoro più semplice, quindi ci sono tutte queste dinamiche che però mi portano, magari proprio perché ho un continuo giro di baristi per me proprietario. Esatto, sì, infatti c'è un buon discorso legato alla precarietà del lavoro di barista, esatto. O comunque del non titolare del bar, per esatto. Cui c'era lo studente ci lavora magari 6 mesi. Tu ogni volta devi formare la persona. Certo, però purtroppo appunto non è aprire una bottiglia di vino e servire, dove il liquido è quello, il prodotto è quello, devo semplicemente servirlo. Qua ho una trasformazione, ho la trasformazione dal chicco in un prodotto liquido e devo essere in grado di gestirlo, perché Stefano giustamente diceva prima, ci sono tutta una serie di variabili, non solo dovute al prodotto stesso, ma come può essere il tempo, quindi l'umidità stessa, che mi vanno ad alterare il mio prodotto, e io posso essere un professionista e saperlo gestire, oppure servire dei prodotti mediocri, talvolta anche addirittura senza crema, per essere degli espressi, e mi va bene così. Quindi questo è il grosso problema. Certo. Dal bar però vediamo, facciamo un passo all'indietro e andiamo a chi il caffè lo trasforma, o perlomeno fa il primo, forse... se non il primo, insomma, comunque un passaggio estremamente importante, cioè dal caffè verde, si dice verde, giusto, al caffè torrefatto, che anche lì spesso viene vista come un'attività abbastanza scontata e abbastanza facile. Prima di però fare intervenire un po' Stefano sulla storia, spiegarci come mai Torrefazione Bontadi è la prima torrefazione, la più antica torrefazione d'Italia, io volevo farvi vedere un video che pregherei la regia di agevolare. Ci tenevo a dire agevolare, per cui... Okay. Abbiamo sempre ricercato la perfezione, l'arte e la maestria nel nostro lavoro. Noi la storia non l'abbiamo vista, l'abbiamo fatta. La nostra è una storia che ha inizio nel lontano 1790. Il caffè è il perfetto equilibrio di gusto, racchiuso nella rotondità di una tazza. Non esiste aroma migliore di una miscela perfetta. Il frutto di un attento lavoro è il colore della nostra passione. Selezioniamo le migliori qualità per raggiungere l'eccellenza. Dal raccolto alla tostatura, seguiamo con cura ogni passaggio, grazie all'esperienza, frutto di secoli della nostra tradizione. Per noi gusto significa consapevolezza. Per questo abbiamo creato l'Accademia del Caffè, un luogo dove diffondere la cultura della qualità e formare le nuove generazioni di professionisti al caffè di eccellenza. Crediamo che il caffè sia anche bellezza, che unisce la natura all'ingegno dell'uomo. Abbiamo progettato lo spazio Coop, un luogo che raccoglie oltre 300 pezzi e oltre 2 secoli di storia. Abbiamo visto passare gli anni e le macchine cambiare, ma non i segreti delle nostre miscele. Bontadi. Credete ancora sia semplice caffè? Benissimo, ho capito da questo video che devo andare a visitare la torrefazione Bontadi prima possibile. 1790, siete nati, cioè mentre in Francia avevano appena tagliato la testa a Luigi XVI e stavano pensando a come tagliarla a Robespierre, voi nascevate come torrefazione, cioè contestualizzate la storia del mondo, è una roba, una storia lunghissima. Carlo Bontadi nel 1790 lascia questa famiglia che già aveva origini imprenditoriali nell'attuale pianura padana, vedendo questa finestra come lo è oggi del Brennero per quello che si tratta del flusso delle merci che arrivano dal nord Europa, perché già in quei tempi le navi tendevano a scaricare nei porti
Beh, il nord Brennero Europa, è sempre stata una rotta commerciale Brennero tra nord e sud Europa, certo. Ripeto, come lo è oggi questo flusso commerciale, lui già lì aveva intuito, aveva avuto questa visione imprenditoriale di portare parte della sua azienda. Loro trattavano in quegli anni molti sementi, tra i quali anche il seme del caffè. Quindi nel 1790 arriva a Rovereto, si insidia in questo luogo e ci rimane fino ai giorni nostri. Noi abbiamo solo continuato questa dinastia dei Bontadi, che man mano, dopo Carlo, tutta questa dinastia ha portato un qualcosa in più, sempre in merito al prodotto caffè, alla materia prima caffè. Poi Iperide nel 1890 abbandona quasi tutte le categorie merceologiche, che in quegli anni era un azzardo, erano solo 6 anni che era nata la macchina da caffè, fra virgolette, industriale, dove l'esigenza di una erogazione di bevanda continua in un ambiente pubblico cominciava a prendere piede. E però lui abbandona quasi tutte le categorie merceologiche e si concentra sul mondo del caffè. Questo in che periodo? Nel 1890. Nel 1890. Allora, io dubito che lei sia amministratore delegato da così tanto tempo, perché... Sono una 20 anni. Ma non dal 1890, perché tipo Highlander. Però a 20 anni comunque le permette di avere anche un po', come dire, una visione storica di come è cambiato, no? Il mondo del caffè, se è cambiato questo, deve dire lei. La cosa che affascina anche quando accompagno qualcuno nel nostro museo è la straordinaria somiglianza del tostatore degli anni 800 con il tostatore odierno. Sono praticamente simili. Loro avevano già compreso quanto fosse importante bloccare l'inerzia e la curva di tostatura appena cotto il caffè, raffreddandolo, pur non avendo tutte quelle nozioni chimiche che abbiamo oggi. Avevano già cominciato a proteggere gli oli essenziali in quegli anni là. Era straordinario il mondo del caffè. Come viene raffreddato? Ad aria. Ad acqua. Come noi, ad aria. Come noi lo lasciamo uscire dal tostatore, c'è un flusso d'aria che viene aspirato tramite un ventilatore e raffredda la materia prima. Questa è una delle cose che mi emoziona di più quando entro nel museo. Poi tutte le tecnologie. Noi abbiamo portato nel nostro piccolo mondo di produzione. Ricordo che siamo in un ambiente abbastanza complesso logisticamente parlando. Noi siamo ancora nei luoghi dove Carlo ha portato questa azienda. Siamo in un centro storico, siamo in pieno centro storico di Rovereto, però rispondiamo a tutte le nuove normative Industria 4.0 con la tecnologia. Ci ha aiutato poi a fare tutti questi passaggi, mantenendo molto la qualità, passaggi fondamentali nel tostare monorigine, in modo che non ci siano poi degli sgravi rispetto a una o l'altra tipo di miscela qualità, con delle granulometrie diverse. Certo. Il museo è aperto al pubblico? È visitabile? Il museo è sempre aperto al pubblico. Oggi ovviamente viviamo in un mondo momento storico pandemico, però noi, normalmente è aperto ai privati. Quindi si è proprio insediato all'interno dell'azienda. Abbiamo voluto coniugare 3 fondamenti principali: commercio, turismo e cultura. Già viviamo in una città dove Rovereto ha una concentrazione culturale molto forte. Ricordo che abbiamo il MART, che è uno dei più importanti musei d'arte moderna e contemporanea, oggi presieduto da Vittorio Sgarbi a Rovereto. Abbiamo il Museo della Guerra, che è uno dei musei più importanti, e sull'onda di questi flussi importanti rispetto a un turista culturale abbiamo voluto dare anche noi il nostro contributo, istituendo e prendendo tutti quei pezzi, tutti quei componenti che la famiglia Bontadi aveva portato con sé fino ad oggi, mai esposti, rimettendoli a posto, sistemando un po' le cose che c'erano da sistemare. Abbiamo voluto dare vita a questa collezione, che tra l'altro è una delle 3 collezioni più importanti del mondo. Ricordo che rappresentiamo l'intera evoluzione dell'industria professionale della macchina del caffè. Partiamo dal 1884, dove nasce la volgarmente chiamata macchina colonna. I 3 aspetti fondamentali del passaggio della macchina del caffè sono la nascita. 1948, Gaggia ci regala per la prima volta il vero espresso italiano, la famosa macchina con la leva, chiamata anche scappamento perché ogni tanto questa leva scivolava l'operatore e gli rompeva il mento. E poi arriviamo al 61, dove la Faema
toglie il fare, fra virgolette, il caffè con l'acqua ristagnante nel bollitore, arriva lo scambiatore di calore e facciamo il caffè con l'acqua, con la corrente idrica corrente, e lì togliamo tutte le impurità di cui avevamo portato in tazza fino a quel momento e beviamo per la prima volta il vero espresso. Sì, qualitativamente libido. Il caffè è anche migliorato, almeno sotto questo punto di vista. Con quel tipo di tecnologia lì è cambiato molto. Quando facevamo il caffè con le macchine a colonna, caffè molto acquitrino, ci si portava appunto i residui del materiale con cui era fatta la caldaia, non avevamo questo aspetto tecnico. Il barista di oggi però lavora, potrebbe già sulla carta lavorare meglio rispetto al barista di 50 anni fa. Tutte le cose che ha detto Francesca riportano a una cosa molto semplice: il caffè, farlo fatto bene, costa meno che farlo fatto male. Il dato che hai dato all'inizio, la percentuale per cui un cliente si reca in un luogo piuttosto che in un altro, è molto indicativa su come dovrebbe essere gestito un bar. Oggi un'azienda non si può gestire in maniera immediata, di prima pelle. Oggi bisogna investire in numeri, in dati, e i dati riportano sempre il discorso formazione. Tu oggi mi offri un caffè malfatto e non buono, è difficile che nella bevanda caffè una persona contesti quello che gli è stato dato. Magari se lo beve lo paga, però poi tu quel cliente lì non lo vedi più. Qui c'è un po' da educare anche il consumatore, perché in effetti, riflettendo, no, se si parla di vino si parla automaticamente ormai di vitigni, di zone di produzione, di DOC, di OCG, ma comunque rimaniamo anche solo al fatto che non c'è più la percezione che il vino è o bianco o rosso o al massimo rosato, ma si conoscono un po' almeno di nomi di vitigni, quindi, e si sa anche collocarli geograficamente. Parlo, diciamo, del consumatore generico, né dell'appassionato né del sommelier e quant'altro. Sulle birre si sta facendo un lavoro, magari siamo ancora un po' più indietro rispetto alla cultura del vino, ma comunque sta crescendo una cultura per cui si sa la differenza tra una stout, una blanche e un lambic, a grandi linee perlomeno. Sul caffè si finisce con è caffè, fine. Ecco, esistono invece varietà diverse? Cioè un torrefattore, ad esempio, non credo che voi ordiniate X sacchi di caffè da consegnare entro tot. Esistono moltissimi. Selezionate anche, no? Esistono moltissimi, moltissime qualità di caffè, e c'è il caffè di qualità e il caffè di bassa qualità. E voglio ricordare, poi Francesca forse ce lo racconterà meglio, che la pianta del caffè è una pianta strana. Non è come la vigna, dove feconda il fiore, lo matura e viene raccolto tutto nello stesso momento. La pianta del caffè, sulla pianta del caffè troviamo la bacca matura e la bacca ancora, il fiore ancora da fecondare. Quindi è importantissimo il modo di raccolta del prodotto, è importantissimo come viene lavato il prodotto appena raccolto, come viene stoccato. Ricordo che se il caffè subisce una mucilagine, una muffa, poi questa cosa qui te la porti fino in tazza, quindi è importantissima la vita dal raccolto alla tazza del caffè. Quindi c'è proprio un controllo sulla filiera. E su questa cosa non c'è modo per cui il cliente possa avere un'informazione. Sul sacchetto non c'è un'etichetta che mi dia un parametro di dove arriva, di che percentuale c'è in quel caffè di arabica, di robusta. Non voglio denigrare nessun tipo di caffè. Bisogna prendere il caffè di qualità, ci sono i robusta di qualità, ci sono le arabiche di qualità, ma ci sono gli stessi tipi di caffè di bassa qualità. Ecco, domanda per entrambi. Arabica, robusta, poi magari andremo a toccare anche un po' il fenomeno dei monorigine, che mi sembra abbia avuto una fiammata, però correggetemi appunto se sbaglio, perché è la mia impressione, abbia avuto una fiammata, adesso si è un po' in qualche modo appannato, non lo so. Però stiamo intanto su arabica robusta, cioè ha senso una varietà in purezza? È preferibile la miscela? Ci sono miscele, ovviamente, si può giocare, immagino, sulle percentuali di arabica robusta, che possono essere un po' la firma della maison, come dire, no? Cioè ogni torrefazione avrà le sue percentuali, che immagino neanche voglia rivelare, perché giustamente
saranno decise dall'azienda e quelle sono. Però vince la miscela sempre rispetto a arabica robusto? Nel mondo del caffè, poi correggimi Francesca, il blend è sempre la miglior cosa. Più una miscela è composta da varie qualità e più quella miscela viene buona. Noi oggi troviamo dei monorigini fantastici, però qualche piccolo difetto c'è anche in qualche monorigine, anche di qualità. E questa cosa viene un po' prevalsa da un'altra qualità che abbia un'incidenza molto prevalente su quel tipo di difetto. Francesca? No, è corretto. Io mi soffermerei anche su un altro punto. Perché nasce la miscela? Perché in Italia soprattutto, dove beviamo appunto l'espresso, mentre in altre parti del mondo non lo si beve e si utilizzano appunto maggiormente le monorigini. Si utilizza una miscela perché? Perché ogni prodotto della terra, che è il caffè, dalle varie paesi, produttori, a seconda di come lo lavoro, mi esalta determinate caratteristiche. Mettendole insieme riesco a dare un prodotto che è unico nel suo genere, perché metterò quel po' di dolce che mi dà il Centro America piuttosto che il cioccolato del Brasile per creare un prodotto che io, torrefazione, lo identifico come mia miscela e diventa un po' il mio gusto, la mia immagine. Questo ci permette anche un'altra cosa, ci permette di avere un prodotto stabile nel tempo che il consumatore apprezzerà quindi nel bar, perché sa che con il marchio di quella torrefazione in quel bar specifico riuscirò a bere sempre lo stesso tipo di prodotto ed è quello che in questo momento il nostro consumatore si aspetta di bere, quindi la stabilità e la costanza di prodotto. Questo aiuta anche senz'altro il torrefattore. Perché motivo? Perché, lo accennavo poc'anzi, il caffè è un prodotto della terra, quindi non è detto che ogni annata sia uguale, non è detto che lo stesso produttore, il contadino, abbia la stessa resa. Quindi il poter creare una miscela mi permette in questo caso di sopperire a eventuali mancanze da parte proprio del prodotto stesso, di reperibilità, e quindi avere un prodotto sempre da offrire che sia stabile nel gusto. Certo. Questo è un po' perché è nata, secondo me, la miscela in Italia e si presta bene nell'espresso, senz'altro. Quindi un po' diciamo che si può dire che i monovarietà, il leggendario Jamaica Blue Mountain, che io credo di aver bevuto una sola volta nella mia vita, ma come dire, sono un po' delle cose più da degustatori, da assaggiatori, da... Allora, è vero. Un po' da feticisti della tazzina. Sarebbe, no, questo no. Sarebbe bello invece se ci arrivassimo come consumatori, o almeno se avessimo la possibilità. Perché? Perché c'è ancora tanta ignoranza nel mondo del caffè. Appunto, ci sono due specie, arabica e robusta, ma infinite varietali sotto ognuna di esse. E ognuna di esse piantata in un differente paese produttore mi dà un risultato in tazza completamente differente. Quindi mi fa sorridere talvolta quando mi trovo qualche consumatore che mi dice no, io non bevo il caffè perché non mi piace. Probabilmente non ha mai assaggiato il caffè giusto, perché le infinite possibilità ci sono. Ma io, consumatore finale, al giorno d'oggi non ho la possibilità di scelta. Ed è questo, secondo me, il grosso limite. Perché quello che dicevi tu è correttissimo, caffè è caffè. E talvolta entro in un bar perché vedo un marchio, ma lo stessa torrefazione potrebbe avere sei miscele. Qual è che sto bevendo? Come faccio a ritrovarla poi? Sì, esatto. Anche un po' il discorso della, come dire, della visualizzazione del prodotto all'interno del bar. Perché io quando vado al ristorante le etichette di vino le vedo, o perlomeno leggo il nome, il produttore, l'annata, eccetera, eccetera. Sul caffè difficilmente al bar vedo, cioè a volte vedo il sacchetto dei grani, però non c'è nessuna spiegazione, cioè non c'è nessuna comunicazione fatta nel bar, perché il problema poi è anche quello della formazione. Due domande, cioè una domanda la stessa, ma diciamo che si divide in due. Da un lato, sono un barista, dove vado a formarmi? Cioè dove vado a imparare le cose? Apro un bar domani e d'accordo, trovo il fornitore del caffè, la formazione me la fa il fornitore del caffè da cui vado? E se sono un cliente, un consumatore, che posso essere stimolato a saperne qualcosa in più? Per essere stimolato o ho il barista che mi dice due parole sul caffè, che sarebbe anche opportuno, però in alcuni momenti presumo che il lavoro sia tale che diventa difficile gestire anche le due parole, quindi magari ho bisogno di vedere qualcosa di scritto, che magari mi incuriosisce, cioè la cultura si fa così, no? Ecco, da un lato sono un barista, dove vado a formarmi? E dall'altro
è pensabile che le aziende del caffè spingano un po' di più, come dire, sul visual branding, per dirla all'inglese, all'interno del locale, di cui sono fornitori, peraltro, a, non lo so, mettere qualche targa esplicativa, qualche tre parole, due frasi, non chiaramente un libro sul caffè. Noi sono circa 10 anni che abbiamo aperto la nostra accademia, dopodiché abbiamo avuto un riscontro molto esponenziale di quello che stai dicendo, cioè il barista che vuol far percepire cosa sta offrendo al suo cliente. Dopo averlo formato e averlo fatto capire il potenziale che c'è dietro una tazzina di caffè in seno alla sua proprietà, ai suoi privilegi, alle sue peculiarità, questo sta nascendo e si sta evolvendo. Poi il discorso di formazione oggi, a rispetto di qualche anno fa, si trovano delle scuole, si trovano delle persone che fanno questo mestiere, tra l'altro Francesca è una di queste, trovi dei torrefattori, come nel nostro caso, che hanno un'accademia al loro interno. Quindi investendo, insomma, si sta investendo molto in questa materia qui. Non sull'etichetta, come dicevamo prima, da porre al prodotto. Lì siamo ancora molto lontani. Anche tu, Francesca, vedi da consulente indipendente, diciamo, vedi che c'è una maggiore richiesta. Lavori di più, detto brutalmente. Sì, senz'altro. C'è la mondo formazione sul caffè sta iniziando sempre di più. Esponenziale anche perché c'è curiosità. Io lancio qua una sfida per rispondere alla tua domanda. Basterebbe un modo semplicissimo per incuriosire il consumatore. Basterebbe che in un bar io vado a posizionare due macinini con due caffè. Se entro in un qualsiasi bar stesso e voglio un bicchiere di vino, non chiedo un bicchiere di vino, devo chiedere quantomeno da ignorante, sì, rosso o bianco. Certo. La stessa cosa potremmo chiederla sul caffè, senza neanche andare ad addentrarci nella varietà, nella particolarità. Basterebbe poter scegliere e non dover chiedere. È già interessante questa prima distinzione tra rosso e bianco applicato al mondo del caffè. Esatto. Cosa che un produttore potrebbe fare, cioè nel senso due miscele e dare la possibilità di assaggiare due caffè diversi, magari un giorno ne bevo uno, il giorno dopo ne bevo un altro, e capisco, e potrebbe essere anche un indicatore utile per voi per capire, che ad esempio dopo devo dare spazio però a delle domande che arrivano da chi ci ascolta da casa, la miscela, un torrefattore tra l'altro storico come voi, cioè la cambia nel corso degli anni, cioè riesce a capire se c'è un cambiamento, per dire, del gusto, no? del cliente medio, o rimane fedele alla ricetta originale, per dire, perché in qualche modo la gente è fidelizzata a quel gusto lì e quindi non vale la pena andarla a toccare, si rischia. Nel nostro caso assolutamente no, piuttosto fai una nuova miscela. Ma nel nostro caso no, anzi è una cosa assolutamente indispensabile avere lo stesso fornitore che compri dallo stesso campo, in maniera tale da non avere delle disuguaglianze rispetto al lotto precedente. Ok, quindi eventualmente si aggiunge una miscela in più. Voi quante miscele fate? Noi facciamo circa una 15 di miscele. Parecchie però. E c'è una, come dire, c'è una miscela, c'è una diversità geografica, e dopo mi collego a una domanda di uno che ci ascolta, c'è una differenza geografica di gusto, per dire, non so, al sud va più un certo tipo di miscela, al nord un altro tipo di miscela, al di là di come viene fatto poi con la macchina, poi ci arriviamo. A livello, per rimanere in casa nostra italiana, sappiamo che al sud si consuma un prodotto molto più corposo, molto più strutturato, al nord invece è più difficile un consumo di quel tipo di prodotto. Magari Francesca ci dice qualcosa in più. No, è verissimo, senz'altro. Ma anche nello stesso nord Italia abbiamo preferenze diverse in termini proprio di gusti. Sarà che siamo abituati anche a cucine differenti poi in Italia, certo, quindi giustamente ci abbiniamo un prodotto differente. Come Stefano diceva, è corretto, tendenzialmente, quindi molto generico, in Sud Italia si utilizza di più la specie robusta. Mentre magari non in tutto il nord Italia, però magari in questa zona o nel Friuli Venezia Giulia si utilizza magari un po' più di arabica. Non c'è una preferenza tra l'uno e l'altro, non è preferibile l'uno o l'altro, è in termini di gusto, l'importante è sempre scegliere un prodotto di qualità in partenza. Cioè, vedi, una persona da casa chiede perché quando si scende al sud spesso il caffè è più cremoso.
perché vengono utilizzati caffè differenti. Quindi dipende dalla miscela del caffè, dal tipo di prodotti che viene tradizionalmente preferita, diciamo, esatto, al sud. Però invece la riflessione è: come a Napoli non si beve da nessun'altra parte, è una brillante idea dei napoletani o come dire, c'è un fondo di verità o è una questione di gusti, nel partiamo senso che... da un presupposto che non è buono ciò che è buono, ma è buono ciò che okay, piace. Sai, se una generazione è abituata con quel tipo di gusto lì, dalla mattina alla sera non è che puoi cambiargli, certo, più di tanto cosa. Certo. E altra domanda invece, credo molto tecnica, quindi un po' forse più per Francesca: entro quanto tempo va consumato il caffè in grani versato nella campana del macinino? La giornata. Quindi il caffè ha dei grandi nemici in ogni sua fase, quindi caffè verde, caffè tostato, macinato o caffè estratto. Uno di questi è il calore, un altro è il calore, l'umidità e la luce, gli sbalzi termici, la temperatura, cioè dove vive l'uomo il caffè non sta bene fondamentalmente. Quindi ovviamente dobbiamo in qualche modo convivere con questi problemi e cercare di limitare i danni. Ecco perché dicevo prima, vado a mettere in campana solo il caffè che necessito di utilizzare nella giornata, certo, in modo tale che non sia a contatto con questi elementi. A fine poi, come ci dicevi prima, va fatta la pulizia a fine giornata. Esatto, quindi chiudo la campana e rimetto il mio caffè semplicemente nel sacchetto. Lo richiudo, una bella molletta, il sacchetto di caffè tendenzialmente non è mai trasparente, proprio per questo motivo anche, quindi mi permette di non avere luce. Non lo vado mai a mettere vicino a una fonte di calore, quindi il pacco di caffè al bar non deve stare vicino alla macchina, importantissimo, perché sennò tende ad invecchiare, e consumo quello nell'arco della giornata. La mattina dopo tirerò fuori il mio caffè bello fresco di nuovo dal pacchetto e riprendo e riparto da capo fondamentalmente. Quindi a fine giornata il macinino è pulito, esatto, e pronto per ripartire il giorno dopo. Esatto. Benissimo. Se posso, sì, certo. È un tabù quello che bisogna fare 10 caffè al mattino prima che l'11° diventi buono. Il primo caffè al mattino, se seguiamo le istruzioni che ha dato Francesca, deve essere buono come l'ultimo che è stato fatto della giornata. Ecco, questo okay, quindi, è fondamentale. Ecco, quindi se si rispettano queste regole, in qualche modo si risparmia. Non c'è neanche, esatto. Se neanche, secondo me il tasto economico, esatto, un tasto aiuta sempre. Aiuta. Se andiamo a valutare queste cose qua, il voler risparmiare su una miscela i 5 euro, non so, buttiamo lì un dato, su un chilo di caffè, è assurdo se poi devo andare a buttarne via 3 o 4, perché quei 4 caffè mi fanno la differenza, mi danno quel delta per avere una miscela di qualità. Noi a volte siamo frustrati quando arriva qualche ristoratore che ci dice: ma dammi un caffè che costi poco, perché tanto io ho un ristorante, non sono una caffetteria, una degustazione. Il caffè è l'ultima cosa che prende il tuo cliente dopo un'ottima cena. Se gli dai un caffè di bassa qualità, probabilmente questo ti fa anche digerire male la cena che hai fatto, che gli hai fatto ottima. Certo, ah sì, assolutamente, anche perché poi, come dicevamo prima fuori onda, il famoso bicchierino di caffè, che al nord si vede poco, però si vede anche al nord, ma che è sicuramente più usato al sud, io ho letto mentre mi documentavo un po', diciamo, sul mondo del caffè per oggi, che al sud lo bevono prima della tazzina di espresso, al nord tendenzialmente lo bevono dopo. Ma in realtà la formula corretta è al sud, cioè si beve prima l'acqua per pulire il palato e poter gustare meglio. Perché una delle qualità, o comunque delle bontà, del piacere del caffè è proprio la sua persistenza, no, al palato, nel senso che un, certo, buon caffè rimane in bocca se uno ci beve un bicchiere. Abbiamo ancora, credo, 10 minuti, poco più. Domanda un po' provocatoria di mercato, quindi più per Stefano, ma poi anche tu assolutamente, anzi ci tengo a sentire la tua opinione. Per anni Starbucks, gigante americano del caffè, ha detto: entriamo in tutti i paesi del mondo tranne che in Italia, quasi terrorizzati dalle quasi oltre 1000 torrefazioni, no, più o meno, che ci sono in Italia, e dal fattore culturale per cui l'italiano è legato al bar, all'espresso, non tanto ad altre formule di caffè fatte con altri procedimenti. Poi alla fine però Starbucks in Italia è arrivato, in pompa magna, a Milano, questa cosa molto suggestiva, insomma anche molto scenografica, e con altri punti vendita.
fa paura uno Starbucks? Fa paura il fatto di un caffè consumato in maniera diversa nei tazzoni a noi italiani che siamo i sovrani assoluti dell'espresso? Oppure, anzi... Ma non è che faccia paura. Lui ha adottato quei sistemi di cui parlavo prima. Lui è arrivato qua molto pragmatico, con dei passaggi fondamentali, ben fatti anche davanti al cliente, quasi come se volesse far vedere come viene fatto il prodotto, come viene erogato, come viene tostato addirittura. Quindi lui dà delle informazioni visive al cliente, cosa che molti dei nostri baristi non danno, perché basterebbero due parole quando servi la tazzina, dirgli: guardi signora, questo è un prevalente arabica, questo è una varietà che arriva dalla Giamaica. E tu dai già una nozione di essere un professionista rispetto a chi prende il prodotto, e già queste poche informazioni suscitano delle, diciamo, delle cose belle, delle sensazioni belle per chi riceve il prodotto, per chi deve consumare questo prodotto qui. E loro invece sono arrivati qua preparati in maniera... Sì, qualcosa da loro si può anche prendere. Dobbiamo imparare, dobbiamo essere noi a essere bravi. Che la comunicazione può fare la differenza. La comunicazione. Formazione e comunicazione. È l'anima del commercio. Cosa pensi dell'ingresso di Starbucks? Perché magari voi assaggiatori siete dei puristi, per cui immagino... Io invece sono estremamente felice che sia entrata sul mercato. Non parlo in termini di prodotto, ma parlo proprio in termini di possibilità che dà. Starbucks ci ha permesso di conoscere a tutti come è fatta una torrefazione, perché c'è una macchina tostatrice a Milano, ci ha fatto un menù del caffè, posso scegliere diversi tipi di estrazione. Questa forza che ha Starbucks, difficilmente un'altra torrefazione italiana in questo momento avrebbe investito in questo senso. Quindi ha creato un grandissimo passaggio culturale e una possibilità enorme per il consumatore di apprendere che cos'è veramente il caffè, di tutto quello che parlavamo oggi. Ora la bravura sta a noi italiani, al bar e alle torrefazioni, nel non rimanere indietro, quindi nell'offrire in ugual misura un prodotto di questo tipo, ovviamente, magari, perché no, migliorandone la qualità. Quello c'è sempre spazio. Sì, infatti questa cosa della miscela di Natale, dei vari special blend che fa Starbucks, adesso la Roastery è chiaramente un locale vetrina che poi è a Milano, quindi immagino, certo, che l'impatto non possa essere nazionale. Se uno va allo Starbucks da altre parti, alla fine... Anzi, secondo me dà un'immagine del caffè un po', come dire, turbante, perché ci sono talmente tanti ingredienti che il caffè sembra che non ci sia quasi, no? Però in effetti può essere uno stimolo per le torrefazioni italiane. Deve esserlo. Perché comunque, nel senso, fare ad esempio delle special blend ha senso, magari stagionali, un po' come per dire, nella birra si fanno delle birre stagionali, che durano la stagione, cioè durano l'inverno oppure la primavera, la Pasqua, cose di questo genere. Ha un senso o è prematuro magari? Nel caffè il variare spesso il gusto lo vedo un po' più difficile. Cioè, chi si affeziona a un determinato gusto nel mondo del caffè è difficile, poi lo cambi. Quindi c'è ancora... Va bene, abbiamo provato a indagare almeno in piccola parte quello che è il mondo del caffè, che è un mondo, ripeto, che fa parte del DNA, credo, di tutti gli italiani, bene o male, perché i mille modi, noi abbiamo parlato fondamentalmente dell'espresso un po', perché è comunque forse il modo migliore poi per apprezzare e gustare un caffè, giusto, questo me l'avete confermato. Però è anche vero che poi al bar ci sono 27.000 modi con creme, latte, latte scremato, quello che è, per cui vabbè, questo fa parte, diciamo, del folklore o semplicemente della voglia di diversificare da parte dei consumatori. Ma quello che è importante, credo, è che la tazzina di caffè non vada data per scontata, come spesso purtroppo accade in Italia. E soprattutto speriamo, per quanto riguarda chi lavora nel mondo del caffè, al bar, non vada a rovinare il lavoro dei torrefattori e non vada soprattutto a rovinare il suo stesso lavoro, che forse è la prima cosa importante da considerare. Cioè, chiedetevi quanto vale il caffè nella vostra attività commerciale e dategli il peso corretto
rispetto a quello che vale per la vostra attività commerciale. Non c'è niente di più sbagliato nel confinare quella che è una fantastica abitudine, un fantastico rito, un momento anche di socializzazione, no? Tra le persone, di pausa, di relax, di stacco. C'era un'indagine molto interessante che collegava il caffè proprio al piacere quotidiano, anche ripetuto all'interno del giorno, e di confinarlo però solo così nel piccolo recinto del rito e non dargli la corretta importanza, anche perché sennò non sarebbe appunto il piacere che invece uno va a ricercare. Io credo che a questo punto ci salutiamo, almeno per ora. Vi do appuntamento a tra pochissimo, dove affronteremo invece l'argomento birre con altri ospiti. Intanto ringrazio Stefano, ringrazio Francesca, siete stati grazie molto a voi. Grazie a tutti. Interessanti da ascoltare, e facciamo partire un piccolo stacco e torniamo tra poco. La passione per l'igiene e la pulizia, la curiosità per la ricerca in ambito chimico di prodotti efficaci e sostenibili, l'attenzione alle problematiche ambientali, la sensibilità per la salute e il benessere delle persone, sono elementi distintivi della nostra azienda fin dal 1966. La conoscenza e consapevolezza delle necessità che una struttura ricettiva incontra per la soddisfazione dell'ospite ci ha stimolato all'analisi delle migliori soluzioni e quindi dei migliori partner esistenti sul mercato. Proponiamo soluzioni analizzando tutte le problematiche possibili e immaginando di essere noi il cliente finale. La capacità di individuare le giuste soluzioni di pulizia, igiene e sanificazione, siano esse su biancheria, stoviglie, piani di lavoro o pavimenti, deriva dalle numerose esperienze effettuate sul campo e dall'ascolto empatico dei suggerimenti dei nostri clienti. La ricerca continua delle novità, la pluridecennale esperienza e la valutazione accorta dell'aspetto economico ci consentono di essere il riferimento ideale per chi ha bisogno non solo di un fornitore di prodotti, ma di un vero e proprio partner. Rossignol, dal 1966 siamo al vostro servizio.